Devo dire che c'è la proposta di 5 minuti se qualcuno vuole fare una domanda sulle precedenti relazioni. Solo 5 minuti ai relatori. Siete, vedo, impreparati. È uno shock. Ecco, c'è una domanda là, però. Ecco, sì, grazie. C'è il microfono, sì, sono stravolti anche. Naturalmente domande brevissime. Per la professoressa Friedman, I'd like to know, in your international experience, whether these 17 types of dyslexia are usually or frequently diagnosed, differentiated in tests, or if it's just an experimental experience in Tel Aviv. Thank you. Magari in italiano, visto che la platea chiedeva se le sue 17 varietà di dislessia sono oggetto di studio sperimentale oppure se sono state anche provate in ambito clinico sostanzialmente. Thank you for the question. What we see is that there is a lot of work on types of dyslexia, including Italian, in acquired cases. So we know about neglect dyslexia and surface dyslexia and phonological dyslexia in Italian. We now did work, as I told you, with Claudio Luzzatti in Milano Bicocca and with Paolo Angelelli in the University of Lecce, and we did find something like seven or eight different types of dyslexia in Italian. We found this also in Turkish, several developmental dyslexias in English. Some dyslexias begin to be found in Greek, in Hebrew and in Arabic, but it's still, I think the reason you're asking is that it's still not very common in the field when people diagnose dyslexia to discriminate between the different types of dyslexia. So I think this is our task together, this whole group, is to start to bring this knowledge from the academia to the people that need it. In Israel it's already done, but I think it needs to be done in other languages and other countries as well. Altre domande? Grazie. La professoressa Cardinaletto diceva che mancano test ed è necessario elaborare test per poter fare una diagnosi di linguaggio, soprattutto sulle strutture, su determinate strutture linguistiche, come ha ben descritto. Ecco, io il mio lavoro, io sono psicologa nella neuropsichiatria infantile e mi trovo spesso ad avere test che non rilevano nessun disturbo di linguaggio e nella pratica clinica utilizzo molto i test per misurare le capacità intellettive perché comunque nelle risposte che dà il bambino o nel tipo di approccio che il bambino ha al quesito, qualsiasi sia il ragionamento aritmetico, la comprensione, rilevano dei disturbi specifici. Io trascrivo esattamente quello che il bambino dice e questo mi dà delle indicazioni molto precise. Volevo chiedere se secondo lei è un metodo che in attesa di questi strumenti che mancano si può utilizzare. Grazie.
Allora, senz'altro per quanto riguarda la produzione, una osservazione attenta della produzione, come dire, mirata su singoli fenomeni linguistici può essere molto utile. Senz'altro nel caso della produzione ci sono tutte le strategie di evitamento della struttura che non conosciamo, quindi diciamo è per questo che per quanto riguarda la produzione è bene cercare di lavorare con test che spingono la produzione di una struttura specifica. E qui diciamo tutta questa esperienza che in grandissima parte nasce dal laboratorio di Naama Friedman e che i linguisti stanno usando, credo che sarebbe molto utile da appunto condividere con i clinici. Quindi la produzione, appunto, non anche un'osservazione attenta potrebbe farci perdere qualcosa perché diciamo, se la costruzione non è disponibile potrebbe non essere prodotta. Ovviamente è molto interessante guardare a ciò che viene omesso perché quello ci dà invece indicazioni. Quindi per esempio i pronomi clitici sono molto spesso omessi, qualche volta anche gli articoli, questo tipo di elementi funzionali. I don't know if Naama would like to add something. Maybe one thing that I can add is that there are different types of tests that you can use that will be good for different ages, for example, when you want to test these syntactic impairments. One thing that you could do is comprehension with pictures, as Professor Essa Cardinaletti has shown. You could also do a comprehension, you show them sentences, written sentences, and ask them to explain the sentences in their own words, and then you can show different types of sentences. You could do sentence repetition. So you could give these kind of relative clauses or WH questions and ask them just to repeat the sentences. And if they have a problem, they cannot even repeat these sentences. And you could also use these kind of production tests, like the test that Professor Essa Cardinaletti has presented, in which they have to produce these sentences that are difficult for them. And they are all very, most of these tests are easy to run in the clinic. Volete la traduzione? Verrà improvviso. Allora, diceva la professoressa Friedman che ci sono diversi tipi di test che vanno anche a seconda dell'età. Ci si può chiedere la comprensione basata sulle figure, si può mostrare una frase e chiedere di spiegarne il significato, quindi parafrasarla. Si può chiedere di ripetere strutture, per esempio con domande WH questions, no? Parola interrogativa, pronome o aggettivo interrogativo, si può chiedere di ripetere relative, oppure si possono fare test di produzione del tipo di quelli che avete visto, che ha mostrato la collega Cardinaletti, e tutti questi tipi di test sono relativamente facili nella loro gestione, diciamo, clinica. Bene. Scaduto il tempo, direi che ci siamo presi, poi se alla fine ce ne resta ancora faremo delle altre domande.